Buongiorno, questo Wikivlog inizia così, in macchina, alla vecchia maniera delle chiacchiere in smart, imbacuccata con questo cappellino perché fa un freddo becco. Cioè, dicono che domani mattina dovrebbe nevicare, io ovviamente spero di no, perché quando nevica a Milano non è mai troppo piacevole. Però il freddo è giusto, il freddo è giusto, proprio un freddo da neve, ragazze. Cioè, io sto venendo al market a fare la spesa, sto arrivando adesso e ho terrore di tirar fuori la manina perché mi si congela. Fa veramente molto 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 freddo. E niente, quindi adesso faccio la mia bella spesa, parcheggino giusto, faccio la mia bella spesa, mi sono appena allenata e avevo una fame da lupi, quindi tipo che afferrerò qualcosa al volo al market, accenderò la luce se non mi vedete, manderò giù i miei BCA, ho in tasca i miei aminoacidi di Foodspring, così insomma inizio a recuperare questo allenamento devastante. Ho fatto dorso e braccia, cioè bicipiti, sono morta, sono distrutta. Mi devo anche lavare i capelli, e però adesso insomma spesa, è il momento spesa. Stavo rimandando un po' questa settimana, quindi ci vogliono i rinforzi. Peraltro oggi ho fatto a pranzo un piatto buonissimo, sardo, l'agnello con uovo e limone. Mi piace tantissimo, un po' grassa la carne di agnello, non è proprio fit, però ogni tanto, soprattutto in questa fase di massa invernale dove ci possiamo concedere di diventare un po' maialini, questo era il verso per indicare maialini, ci sta. Che bel palazzo qua davanti, c'è un palazzo molto bello qua davanti, mi piace tanto. Vabbè, a parte questo, andiamo a fare la spesa. Io non so se ci rivedremo oggi, domani, sapete, Wikivlog metto pezzi così di chiacchiere random. Più tardi devo andare a salsa perché è lunedì e quindi mi tocca la salsa, e oggi non lavoro, quindi ho fatto tutte le cose casalinghe come la lavatrice, stirare quelle poche cose che dovevo stirare, insomma quelle robe lì, e niente, però adesso è il momento spesa, quindi non so quando ci rivedremo, vi saluto per il momento, ciao! Buongiorno, martedì, oggi era prevista neve, ma no, non ha nevicato per fortuna. Fa un freddo pazzesco, infatti ho tirato fuori il mio mia fascetta di... Qua stanno litigando, c'era il camion della spazza che stava litigando con una parcheggiata male. Stavo dicendo, ho tirato fuori la mia fascetta di pelo finto, rigorosamente tutto finto, che avevo preso però alla Rinascente, bellissima, però vedete, al cucuzzolo vuoto, ma fa talmente caldo qua nel contorno che va bene. Poi ho la pellicetta, UGG e leggings e zainetto. Sto andando ad un appuntamento di lavoro, esattamente sto andando a conoscere un brand con cui non avevo mai collaborato finora, che si chiama René Furter, credo che sia di capelli se non sbaglio. Stamattina capirò meglio perché la prima volta mi hanno invitato al loro press day. Devo essere lì alle 9:30, sono in perfetto orario, stranamente. È da luglio che ho imparato a essere puntuale, da quest'estate, quando ho finito il lavoro nelle farmacie ero puntuale. Mi ha educata. E basta, più tardi tornerò a casa perché non devo lavorare oggi, ma devo lavorare a casa, e quindi ho da fare delle cose al computer e devo finire di sistemare ancora delle cose a casa. Sono sempre nella mia fase decluttering. L'altro giorno ho fatto tutta la zona cartoleria, mi sono fatta questa mensolina con tutti i quaderni da utilizzare. Sapete che avevo quaderni, blocchi, block notes sparsi, così non trovavo mai da scrivere perché alla fine non si sapeva mai dove fossero. Sapevo di essere piena e basta. Ho stoppato per mettere un guanto. L'altro non ce l'ho perché mi serve per fare play, perché non sono touch, però ho messo un guantino nell'altra mano perché mi si stava completamente congelando. E vi dicevo, non si sa mai dove siano le cose quando servono, se non le tenete ordinate. Quindi adesso questa bella mensolina dove ho messo tutte le robe
per i capelli, quindi elastici, cerchiettini che uso, fascette, fiori per capelli, anche se non li uso praticamente più nemmeno d'estate, però ho una scatola ricolma e tutta la cartoleria e gli orologi anche a fianco. Insomma, ho fatto questo ripiano, ho messo queste cosine tutte ordinate nelle scatoline, tutte messe bene. Adesso devo fare il repulisti in una zona dove tengo della ferramenta, queste robe qua, ma un sacco di roba non mi serve, quindi andrò a tirar via un sacco di roba. È quel scompartimento lì, che è di un mobile che c'è nel corridoio, lo vorrei dedicare a metterci le pochette, che già in parte ho sistemato da qualche altra parte. Ho una marea di pochette, vabbè, e basta. Quindi dopo mi alleno e questo è tutto. Stavo cadendo. La mia giornata oggi si concluderà in queste robe qua. Devo anche finire di fare la spesa, devo andare dal Polivendolo e alla Lidl a prendere l'acqua, che ieri ho fatto la spesa, ma del resto, quindi Polivendolo, acqua e basta. E praticamente ho terminato la mia spesa settimanale e allenamento, e poi tanto lavoro appunto al computer e devo finire di riordinare casa. La mia giornata oggi sarà settata così. Ci vediamo dopo, comunque magari ci vediamo da René Furter, se posso riprendere, non lo so. Buongiorno, buon mercoledì, freddo, freddo, c'è tanto freddo. Sto andando al lavoro, cappottino e muboots in modo da stare bella calda, fascia sui capelli, questa non è super calda ma faccio a figo. Era bella perché poi è in pendant col mio orologio Daniel Wellington e il mio maglioncino che ho bordo. No, non ve lo faccio vedere, c'è freddo. Comunque un maglioncino esattamente bordeaux, come l'orologio e come la fascia. Anzi, guardate, si vede qua. Mamma, che freddo. Ragazze, mi si sta staccando la mano perché c'è un gelo. E però c'è il sole. Cioè, sembra una giornata cagliaritana, molto meno fredda. Cagliari non fa assolutamente così freddo, praticamente mai. Però splende sempre il sole. E oggi qua a Milano splende il sole e c'è un freddo pazzesco, però aveva detto che sarebbero venute giù le prime nevicate, invece qua a Milano fortunatamente nada de nada. Bene, io sono quasi arrivata alla metro, oggi sono stracarica perché in pausa devo fare una roba al computer, quindi me la sono portata dietro, perché in pausa una roba che ci metterò un quarto d'ora, 20 minuti, però devo farla per forza, quindi me lo sono dovuto portare dietro e pesa, quindi ce l'ho qua in questa borsa. Poi ho la borsa del cibo, che guardate, ve la ricordate la bambolina dell'angolo di Saidori all'inizio, taratata taratata. Avevo comprato la borsa una volta che l'avevo trovata in una bancarella. Vabbè, comunque sono quasi arrivata, sono stati 3 giorni bellissimi. Qualcuno mi deve spiegare, sabato, domenica e lunedì, no, domenica, lunedì e martedì sono stata a casa, non ho lavorato. Qualcuno mi deve spiegare perché 3 giorni sono passati in 25 minuti e 3 giorni di lavoro mi durano 6 anni e mezzo. Scherzo, io ci vado volentieri a lavoro, però è così ragazzi. Cioè, l'orologio non gira nello stesso tempo, nello stesso modo. Mi date ragione? Fatemi sapere, ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno, sabato mattina ho acceduto col blush, ho 2 gote che manco Heidi nei tempi d'oro. Ho cercato anche di togliermene un po' con la carta igienica, ma è un blush di Wet n Wild Power, cioè super pigmentato, e poi è questo fucsia. Vabbè, piove e io non ho voglia di tirar fuori l'ombrello, quindi mi sto bagnando. Oh, e fa un freddo cane. Un cappellino bellissimo, regalo del compleanno di mio fratello dell'anno scorso, che uso sempre molto volentieri perché è caldissimo. E sto andando a lavoro, ovviamente. E sono stanca di questa settimana, non mi sono allenata mercoledì, giovedì, venerdì e sabato oggi. Follia, cioè 4 giorni senza allenarmi mi sembra di morire. Io non capisco come sia possibile reggere una roba del genere. Cioè proprio ragazze, è la prima cosa a cui penso appena mi sveglio, è la sera quando torno a casa, che
non ho potuto perché devo fare del lavoro da casa oltre al lavoro di giorno, e quindi ero costretta a non andarci. Mi sento male, cioè proprio mi viene da piangere se ci penso. Domani è domenica, quindi mi tappo in palestra tipo tutta la mattina, non vedo l'ora. Bene, vi saluto perché mi si sta congelando la mano e vado a prendere la metro. Buon lavoro, buon sabato e ci vediamo credo domenica, oppure questa sarà la fine del wiki vlog, ma chi lo sa. In ogni caso vi saluto, e se non ci si rivede domani ci si vede al prossimo wiki weekly.